Anche l'Associazione Nazionale Polizia di Stato è stata premiata quest'anno con una delle medaglie d'oro assegnate in occasione del premio Bulloni, ritirata dal suo presidente Maurizio Marinelli. Non siamo solo poliziotti in pensione, ha detto proprio Marinelli, in questi anni abbiamo fatto molto soprattutto per chi sta male, per gli anziani, i disabili, le persone che hanno bisogno di aiuto, senza dimenticare il senso civico con cui gli 80 volontari ogni giorno si occupano dell'accoglienza degli utenti presso gli uffici amministrativi della Questura per le operazioni di ritiro del passaporto e di assistenza agli immigrati che vogliono ottenere i permessi di soggiorno. Lo fanno anche presso il commissariato di Desenzano del Garda e ora anche presso il distaccamento di Daspo Boario Terme. Come associazione gestiamo un po' il personale, gli utenti che arrivano, controlliamo un po' i primi controlli dei documenti e poi passiamo direttamente al collega che finisce la pratica. Che cosa rappresenta questo premio, che non è il primo quest'anno perché è stata premiata anche la Polizia Stradale per voi? Questo premio è certamente un'onorificenza che ci fa molto, molto piacere, anche perché viene dopo la premiazione della Polizia Stradale che è stata insignita del premio Impronta Camuna, a cui abbiamo partecipato anche noi. Noi qui diamo una mano ai colleghi e sicuramente è un ottimo servizio per la gente. Io quando vengono gli utenti faccio quattro parole, cerchiamo di metterli a loro agio. E sicuramente sono tutti contenti anche perché chi viene da Ponte di Legno, chi viene anche adesso è stato allargato anche al Sebino fino alla Franciacorta, e tutti sono contenti anche perché Brescia ha tempi lunghi di prenotazione e invece qui è abbastanza più snello, le pratiche sono più snello, si trova anche più facilmente, si riesce a entrare nel portale della Polizia di Stato per poter accedere e prenotare. Quali altre attività svolgete? Facciamo questa principalmente, poi partecipiamo alle varie cerimonie che ci sono, degli alpini che ci invitano. E qualche gara ciclistica, come l'anno scorso abbiamo dato una mano per la gara ciclistica qua qui a Darfo Boario Terme, e poi quello che riusciamo a fare, perché poi i vari impegni siamo pochi, però stiamo rilanciando poi il nostro gruppo.